E tu lo sai che cosa significa MODOK? Mental Organism Design For Killing. Sono salvo! For Killing. Quello che avete appena visto è uno spezzone di MODOK, la nuova serie TV Hulu che potete trovare su Disney Plus. E oggi vi dirò la mia sulla prima stagione. Innanzitutto, di che cosa parla? Il megalomane super cattivo MODOK ha inseguito a lungo il suo sogno di conquistare il mondo. Ma dopo anni di sconfitte e fallimenti causati dai più potenti supereroi della Terra, MODOK ha portato la sua organizzazione malvagia, Lime, alla rovina. Spodestato come leader, mentre si occupa anche del suo matrimonio e della sua vita familiare in rovina, il Mental Organism Designed Only for Killing è pronto ad affrontare la sua più grande sfida, una crisi di mezza età. La serie è molto interessante. Di MODOK ne avevo sentito parlare poco, finché non ne hanno annunciato la serie. Questa prima stagione è composta da 10 episodi, ma non tutti sono interessanti, e a volte le battute non ti fanno ridere. Però, nel complesso la serie ti intrattiene. La storia principale non mi ha interessato molto, mi importava di più il rapporto che ha MODOK con la sua famiglia, che del suo obiettivo come super cattivo, cioè conquistare il pianeta e creare un'utopia basata tutta su di lui. Il punto forte di questa serie, secondo me, è il cambiamento che ha MODOK durante le puntate. Inizia come un super cattivo e finisce come un padre di famiglia. Il rapporto che ha con i suoi figli si evolve con l'evolversi dell'amore che lui dà a loro due, che poi diventano tre, ma questo lasciamolo stare. Una cosa che mi ha dato fastidio di questa serie è il fatto che ti obbliga a tifare per lui, perché quando vuoi uccidere Iron Man tu non tifi per l'uomo di latta, ma per MODOK, visto che la serie è basata su di lui. Quindi questo obbligo di farti tifare per il cattivo e farlo poi sembrare buono mi ha dato abbastanza fastidio, perché alla fine della giornata MODOK vuole uccidere tutti, non gli importa di niente di nessuno, che non sia lui e verso fine stagione della sua famiglia. Oltre a questa cosa non ci sono state molte altre cose che mi hanno dato fastidio. I personaggi sono doppiati molto bene, l'animazione è ottima e i combattimenti pure. Il mio combattimento preferito è quello contro Monica nel laboratorio, soprattutto quando lo stile cambia dallo stop motion al 2D. Parlando dei personaggi, i miei preferiti sono suo figlio Lou e Gary l'assistente. Li ho trovati entrambi molto particolari e soprattutto interessanti. Ad esempio, Gary vede come un dio MODOK e farebbe di tutto per lui. E anche se il suo capo gli trancia il braccio, lui sta lì e fa una battuta. Un mito. Invece suo figlio è solo strano, non ci sono altre parole per definirlo. Poi quando diventano due è ancora peggio, soprattutto al Bar Mitzvah. You're gonna be a big bright star. Invece il mio episodio preferito è il numero 6. È quando MODOK va ad Asgard. Perché suo figlio è caduto in un bidone della spazzatura che ha al suo interno un portale che ti teletrasporta direttamente lì. Ci vuole un po' di contesto. All'inizio dell'episodio 6 possiamo vedere MODOK e Gary in laboratorio, che gestono via immondizia in un bidone con scritto Asgard. Infatti quel bidone fa teletrasportare tutto lì. E vicino a quel bidone c'è un altro bidone con scritto stomaco, che fa teletrasportare tutto direttamente dentro il suo stomaco. Un vero e proprio genio del male. Durante l'episodio, MODOK deve far cambiare idea a suo figlio Lou sul fatto di fare trucchi di magia al suo Bar Mitzvah. Quindi lo porta in laboratorio e Lou mostra tutte le sue attrezzature a MODOK. Ma lui le butta via perché dice che deve essere più normale. Parla la testa gigante che fluttua. E Lou, per andare a recuperare la sua attrezzatura, cade dentro il bidone. E da qui parte l'episodio, che a parer mio è il migliore fra tutti i 10. Alla fine dei conti la serie è molto divertente e se siete dei fan Marvel vi divertirete a cercare gli easter eggs durante le puntate. Il mio voto è un 8, consiglio questa serie soprattutto ai fan Marvel e Robot Chicken. Grazie a tutti per avermi ascoltato fino a qua. Se vi è piaciuta questa recensione lasciate un mi piace, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate della serie e di questa recensione ovviamente. E qua ci sono altri due video, la recensione del clone di Rick e Morty e un video casuale. Grazie mille ancora e ci sentiamo alla prossima. Thank you.